Ciao cari amici androblog.it, un saluto da Andrea Alias il Bulgaro. Eccoci qui adesso a concludere quello che è tutta la fase di review di questo HTC Sensation XL. Allora, siamo come sempre, abbiamo fatto una fase di review abbastanza suddivisa. Siamo partiti dalle prime considerazioni, poi siamo passati al test della fotocamera. Poi invece siamo poi passati all'hardware tour per poi concludere con il software tour. Allora, concludiamo un po' e tiriamo le somme di questo terminale. Il terminale mi è molto piaciuto. Dal punto di vista del design, penso che togliendo i nuovi terminali della linea One presentati a Barcellona, è l'HTC più bello che ci sia dal punto di vista di design sul mercato. Io ho sempre amato il mio Sensation, è sempre stato per me il terminale più bello dal punto di vista del design, ma non avevo mai avuto per le mani e sott'occhio a lungo questo XL e veramente è molto più bello. Forse per i miei utilizzi un po' grande, però dopo un po' ci si abitua e i 4,7 pollici non li si sentono proprio così tanto come a primo impatto. 4,7 pollici, però, che come ho detto anche nel software tour e anche in altre occasioni, io avrei personalmente abbinato a una risoluzione del display un po' più sostanziosa. Cioè, su Sensations abbiamo un QHD con una diagonale di 4,3 pollici, qua abbiamo un 4,7 pollici e una risoluzione di 800x480. Io avrei fatto qualcosa di più, anche perché, come ho già detto negli altri video, a volte sembrano troppo grandi le cose su questo display. E per me non è solamente per la dimensione effettiva, ma è proprio anche in relazione alla risoluzione. Per il resto, la fotocamera è veramente buona. Ovviamente non può registrare in Full HD perché è single core, però è un single core che a livello di software non fa sentire la mancanza di un dual core. Nell'utilizzo veramente mi sono trovato benissimo. Anzi, se lo dovessi confrontare con il mio Sensation a livello di software stock con Gingerbread, ha una software experience molto migliore. Non ci sono mai impuntamenti, la Sense è stabilissima, non mi è mai capitato di avere un refresh della Sense e l'ottimizzazione del software è stata veramente fantastica. Un po' potrei dire l'evoluzione che c'era stata tra il Desire, Z Desire HD dal punto di vista software per poi arrivare alla Sense 2.1 con Desire S e Incredible S. Un po' il percorso è stato lo stesso, di evoluzione della Sense dalla 3.0 alla 3.5, molto più stabile, più leggera a livello di sistema in generale. Ovviamente poi dopo mi sono trovato un po' spiazzato perché sul mio Sensation sono già abituato a smanettare con Ice Cream Sandwich, quindi lì dopo è la differenza tra Ice Cream Sandwich e Gingerbread. In ogni caso, questo è un terminale che è veramente soddisfatto, un audio, come si vede dalla B qua dietro, un audio veramente pauroso. Sì, pauroso è il termine corretto per descrivere la sensazione che si ha a sentire la musica o anche i video con le cuffie, ovviamente, su questo terminale e su un terminale HTC o anche di altri produttori prima di questa collaborazione. Quindi, concludendo, positivo sia per materiali, design, software veramente ben ottimizzato. La Sense a me, come sempre, piace tantissimo. La fotocamera fa delle buone foto. Il doppio flash LED è ben gestito. Quindi, anche in situazioni di buio, non va a sparare troppo con la luminosità. Quindi penso di aver detto tutto e direi che posso concluderla qui.
la fase di review di questo HTC Sensation XL, quindi con queste ultime parole va a terminare, e vi saluto, un saluto dal bulgaro, ciao a tutti amici di androidblog.it.